centrale. La trama contenuta nelle cannelle dando la scuola è aperta. Premesso che noi facciamo esclusivamente disegni tradizionali umbri dal 1908 e per disegni intendiamo solo motivi geometrici. Poi dicevo prima che prima della tessitura ai fini dell'ordito gli diamo un appretto che è fatto con la crosta, la farina, la cera delle candele e il sapone del carro. Tutto bollito insieme fino a che raggiunge una certa consistenza e lo applichiamo ai fili del motivo, di modo che rende un pochino più resistente. Questo è il filato più grosso invece che si lavora. E quindi dicevo, il lavoro a traforo viene messo un pochino in evidenza fino a quando non è cucito, lavato e stirato, che con acqua e sapone poi sta pasta qua viene tolta. Ogni telaio... Contenitore moderno. Ho provato una battuta. Sostanzialmente sono tutti uguali, quello che cambia è il numero dei lecci, che sono questi qua, fino a 4, là sono 6, sull'altro ancora sono 4, e il numero dei pedali, qua sono 3 pedali, là 6, là 4, più pedali, più lecci, più il disegno è complicato, infatti il suo, benché più piccolino, è il più complicato che c'è. Il disegno nasce a seconda di come i fili dell'ordito vengono infilati attraverso queste cappelline che si chiamano licci, che si vede meglio che sono vuoti. Ogni singolo filo viene infilato qua dentro secondo lo schema che è strutturale del disegno. E questo è un lavoro che facciamo in due persone, una qua che passa il filo e l'altra davanti che dice in quale posizione deve essere collegato, deve essere infilato. Quindi ci sono collegati i pedali con delle corde, la tessitrice deve semplicemente, tra virgolette, completare il disegno con il movimento dei pedali. I fili si rompono è una cosa all'ordine del giorno. Quello di prima che è molto grosso rispetto a quello che noi lavoriamo, e la trama invece impara